chiamò per parlare della giornata della lentezza, quindi anche il mio tono di voce deve essere più pacato e il ritmo deve essere più lento. In questo caso mi farò aiutare dalla nostra ospite, quindi diamo il buon pomeriggio a Sonia Savioli. Ciao Sonia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Benvenuta a Voglio Vivere Così. Grazie. Allora, noi abbiamo già anticipato ai nostri ascoltatori che da oggi parte la settimana della lentezza, in quanto proprio oggi si celebra la giornata mondiale dedicata a questo tema. Tu sei l'autrice di un libro intitolato Slow Life, del vivere lento, sobrio e contento, ma io vorrei partire dal concetto di cui stiamo parlando. Che cosa succede nella settimana della lentezza? Qual è l'argomento principe di questa settimana, ecco? Diciamo che secondo me la settimana della lentezza vorrebbe portarci a una riflessione. La lentezza concilia e stimola la riflessione, l'azione e anche l'assaporare la vita, diciamo. Quindi la responsabilità e la capacità di vedere le conseguenze di quello che facciamo, dei nostri comportamenti, della nostra vita. La lentezza che ci permette di gustare quelle che sono le cose vere, importanti nella vita quotidiana. E tu nel tuo libro descrivi molto bene tutto questo, ma come si fa secondo te a coniugare tutto ciò con la vita frenetica che ci porta a vivere tutti i giorni in maniera molto frettolosa? Diciamo che, come dico nel libro, bisogna cominciare uscendo dalla corrente, andando controcorrente. Tutto quello che abbiamo intorno, una civiltà del consumo e della competizione, ci porta a questa fretta, per cui bisogna intanto cominciare a schiarirci le idee su quali sono i nostri obiettivi e su che cosa guadagniamo con la competizione e con questa velocità sempre maggiore, con questo sforzo immane che molti di noi fanno per avere di più, consumare di più, ottenere di più, essere almeno alla pari con la media, no? Nei nostri consumi, mentre ogni consumo in più che facciamo richiede per noi tempo, lavoro, impegno e ci impedisce di godere appunto delle cose vere, degli affetti quotidiani, della natura che ci sta intorno, di noi stessi e della nostra appunto capacità di riflettere, di godere le piccole cose. E si fa cominciando a prendere coscienza di questo, che i valori che ci vengono imposti non sono i valori veri della vita, ci allontanano dalla nostra stessa natura, oltre che dalla natura tutta. Ma tu sei ovviamente una delle più grandi rappresentanti del vivere lento. Mi hanno detto che tu non hai il cellulare, è vero? Non lo usi. Ma non credo di essere per questo una delle più grandi. Cioè c'è tanta gente che non ha tanta poca. Ma insomma, io non ho mai conosciuto uno però, devo no, dire. No, davvero? Devo dire, sono sincera, non ho mai incontrato finora, dal momento in cui sono apparsi i cellulari, qualcuno che non ne avesse almeno uno. No, io qualche persona la conosco che non ha il cellulare, conosco addirittura chi non ha nemmeno il telefono, non con che con questo io auspichi una scelta di questo genere. Però conosco anche chi non ha il telefono, non ha l'automobile e quindi diciamo che non siamo poi delle mosche bianche così bianche. E comunque, se posso aggiungere una cosa, senza cellulare si vive benissimo, nessuno nella mia famiglia ce l'ha e andiamo avanti tranquillamente. E tra l'altro abbiamo conservato la buona abitudine, per esempio non avendo il cellulare, di non cercare di rintracciare l'altro membro della famiglia ogni quarto d'ora, ma di darci pace, di dire tornerò verso quell'ora, se per qualche motivo non può, un telefono pubblico lo troverà da qualche parte, se non l'ha trovato aspetterò pazientemente. Quindi siamo meno in ansia di quelli che hanno il cellulare. Chiaro, quindi io immagino che tu faccia un lavoro in cui non hai bisogno di metterti in contatto continuamente con qualcuno, qualche tuo collega o qualche referente, non so. Beh, diciamo che non faccio la veterinaria e neanche la medica, però faccio l'agricoltore e quindi chiaramente in casa mia e nella mia terra, quindi ci sentiamo con un urlo.
abbastanza facilmente. Però faccio anche la scrittrice, forse qualcuno questo lo considererebbe già sufficiente per avere un cellulare. Non credo che tutti quelli che hanno un cellulare abbiano un lavoro che glielo impone. Ecco, oramai ce l'hanno i bambini e quindi, poveretti, penso certo. che proprio non ne abbiano bisogno. Chiaro, non ti chiedo ovviamente qual è il tuo rapporto con i social network, perché credo che sia pari a zero, quindi andiamo oltre in questo senso. Brava. Il tuo libro, nel tuo libro emergono diversi elogi che caratterizzano poi i vari capitoli dello stesso testo, quindi in questo caso potrebbe sembrare più un saggio, no? Che fa proprio piacere leggere, tra l'altro, se vogliamo dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori. In particolare ce n'è uno, anzi due, che mi hanno colpito, perché c'è l'elogio del thermos e dei compagni di lavoro. Io vorrei che tu raccontassi ai nostri ascoltatori, senza svelare ovviamente troppe informazioni su quello che scrivi all'interno del capitolo, che cosa intendi con questo tipo di elogio. Allora, è semplice. Molto spesso all'interno dei luoghi di lavoro non c'è quella comunicazione e quella solidarietà che sarebbe auspicabile, e c'è anche un inutile consumo di cose di cui si potrebbe fare a meno, tipo la macchinetta del caffè e via tutti i giorni bicchierini di plastica che vanno a inquinare e a distruggere l'universo creato. Allora, ci sono delle piccole, semplici soluzioni che possono innescare due tipi di fenomeni, tutti e due positivi. Uno quello della convivialità e l'altro quello del risparmio e dell'ecologia, se vogliamo, del rispetto per l'ambiente. Quindi all'interno dei luoghi di lavoro si può fare tanto in questo senso. Non dico che tutti i luoghi di lavoro siano uguali, però in genere c'è questa possibilità. Per cui dico elogio del thermos, perché si può arrivare a portarsi da casa un bel thermos di caffè o di tè o di tisana o di caffè latte e condividerlo con i propri compagni di lavoro. Magari si può arrivare a qualcosa di più, portare dei buoni cibi fatti in casa e magari farlo a turno nelle piccole pause che ci possono essere in un luogo di lavoro, invece di consumare le merendine pronte, i bicchierini e i cucchiaini di plastica, eccetera eccetera. Si consumano queste cose che fanno bene a tutti, non fanno male all'ambiente, che creano anche un modo di stare insieme. E vabbè, poi ci sono vari gradi, al limite uno se non ha il coraggio, la forza, l'inventiva per far questo, può portarsi semplicemente la sua tazzina di ceramica e il suo cucchiaino e non buttar via questa marea di plastica che tra tanti luoghi di lavoro diventano discariche che non possono più rientrare nel ciclo naturale della vita, ecco. Quindi consideri il thermos un po' l'anello di congiunzione tra l'ecosostenibilità e un rapporto più personale all'interno degli ambienti di lavoro in questo caso, ma sicuramente in tanti altri ambienti. Il thermos potrebbe essere considerato un simbolo in questo senso? Diciamo di sì, il thermos, la borraccia invece della bottiglietta di plastica, tante piccole cose semplici e che riescono a creare anche se vogliamo dei buoni esempi. E poi io mi sono veramente resa conto che tutte le cose che ci avvicinano alla natura e al rispetto della natura ci avvicinano anche agli altri esseri umani, a un comportamento più solidale, a un comportamento più amichevole verso gli altri esseri umani. Sono cose che molto spesso vanno fatte assieme, in collaborazione, mentre quelle che ci portano a sprecare e a inquinare sono cose individualistiche molto spesso. C'è un altro elemento che possiamo trovare nella nostra vita quotidiana che tu elogi, in questo senso, per prendere una parola da te usata, la sveglia meccanica, per esempio. Perché secondo te va preferita a qualsiasi altro tipo di sveglia? Perché la sveglia meccanica è duratura e non consuma niente, devi soltanto caricare la chiavetta la sera, come tutti gli orologi meccanici che
si trovano ancora, un po' più faticosamente di quelli elettronici, ma si trovano ancora in circolazione. Con tutte le cose elettroniche noi abbiamo delle batterie che buttiamo via quando sono consumate, le possiamo ricaricare alcune, ma non tutte, e comunque hanno un termine della loro vita molto più veloce che non quello di una sveglia meccanica. Quando buttiamo via le pile, le batterie, noi inquiniamo in una maniera esagerata. In effetti riporto anche i dati su questo inquinamento, mentre una sveglia, inoltre spendiamo soldi, perché sia per le batterie che per la sveglia elettronica, che di solito ha una durata molto più limitata di quella meccanica, noi è come se buttassimo via i nostri soldi. Mentre io, per esempio, ho una sveglia meccanica praticamente ereditata dagli anni 50 e funziona sempre. Funziona sempre, se si guasta si può aggiustare. Cioè, quello che dovremmo eliminare è l'usa e getta, sono tutte quelle cose che nascono e sono già rifiuti quando li acquistiamo. Dovremmo cercare di far durare le cose il più possibile e, quando è possibile, di acquistare cose durature. E in più la sveglia meccanica ha questa, essendo duratura, ha questa sua caratteristica, un'anima direi, no? Perché ci viene da lontano, andrà lontano, forse più di noi, forse la lasceremo ai nostri figli, e comunque percorre una parte della lunga della nostra vita assieme a noi. Non è queste cose che entrano e escono dalle nostre case come meteoriti provocando inquinamento e danno, è una cosa che ci accompagna nella vita, quindi ha una sua personalità, diciamo. Ecco, tra gli altri ne cito alcuni, c'è cioè l'elogio della colazione a casa, dell'andare a piedi, del lavare i piatti a mano e della lisciva, oppure non so, del cambiar pelle delle vecchie zie di Marsiglia. Questi sono un po' più criptici, quindi bisognerebbe entrare nello specifico per raccontarli. Una cosa che mi ha colpito anche in questo caso invece è l'elogio del verme nelle mele e del canto popolare. In che modo queste due cose potrebbero aiutarci a vivere più serenamente? Il verme nelle mele magari lo buttiamo via, però vuol dire che la mela è buona, cioè vuol dire che la mela non è avvelenata come quella di Biancaneve, no? Chiaro, è una mela sì. Sana che l'unica tossina che può aver ricevuta è quella del verme che c'è stato dentro, quindi era in questo senso l'elogio del verme e delle mele, cioè delle mele naturali, del cibo biologico, del cibo naturale. Sì. E il canto popolare è quello che ci ha accompagnato per tutta la storia dell'umanità e che è scomparso negli ultimi decenni. Quando io ero bambina, io sono nata a Milano negli anni 50, e quando io ero bambina si sentiva la gente cantare, quando le finestre delle case erano aperte, sentivi sempre qualche canto, qualche fischiettare nella strada, di qualcuno che passava, delle donne nelle case che facevano le pulizie intanto cantavano, perché c'era più solidarietà, più speranza, un modo di vivere più vicino alla natura, con tutti i problemi che potevano esserci, più vicino alla nostra natura di esseri umani anche. Quindi ritornare magari anche a cantare noi stessi, anche quando siamo in casa, che stiamo facendo le pulizie, che non è una cosa che nessuno di noi trovi particolarmente piacevole, ma invece di accendere televisione o radio, eccetera, si può ogni tanto provare a cantare, e magari cantare tutti assieme quando siamo assieme è una cosa che provare per credere, appena cominci a farlo, ti alleggerisce l'animo e ti fa sentire in profonda comunicazione con gli altri. Oh, quindi possiamo tradurre un po' il tuo libro come un manuale per ritrovare le tradizioni? Anche, direi per ritrovare noi stessi, per ritrovare la nostra essenza umana.
Ecco, allora io per riassumere un po' quello che è il tuo libro, vorrei leggere le prime righe della prefazione che hai dedicato appunto a Slow Life, ed è la seguente: non aspettatevi che questo libro vi dica cose del tipo che l'aceto è un ottimo anticalcare e che mischiato al sale grosso pulisce perfettamente il rame, o che potete farvi lo yogurt comprando i fermenti lattici in farmacia, o che legumi vi danno tutte le proprietà che vi servono senza bisogno di mangiare carne. Ci sono già parecchi ottimi libri pieni di utili, anzi indispensabili, informazioni e suggerimenti per essere il meno dannosi possibile o addirittura innocui, e può darsi persino benefici. Se non ne conoscete ancora, nella bibliografia finale troverete i titoli di alcuni di essi. Quindi in questo caso non avremo tutte le informazioni che tu hai citato all'interno delle prime righe di questa prefazione, ma potremmo farlo attraverso altri titoli da te citati più in là. Quindi grazie doppiamente a Sonia Savioli, che è stata nostra ospite per Slow Life, del vivere lento, sobrio e contento. Grazie Sonia. Grazie a voi e buon pomeriggio. A presto, ciao. Grazie.